In un mondo così dinamico, dove le tecnologie consumer entrano all'interno delle aziende, Remago ha cercato di dare una risposta e ha creato uno strumento per la team collaboration che parte dalla parete verticale. Attraverso il software e una serie di strumenti siamo in grado di trasformare questa esperienza in un'esperienza interattiva e dinamica. Significa poter interagire con la tecnologia e arricchirla con comandi vocali YouTube e il sistema automaticamente sta aprendo il sito internet YouTube. Possiamo assolutamente utilizzare tutte le funzionalità del browser, come ad esempio gli strumenti Ink che ci permettono di evidenziare all'interno della pagina, ci permettono di cancellare, ci permettono di aggiungere delle note. Abbiamo aperto il browser, l'abbiamo messo da un lato, apriamo una presentazione vuota e andiamo a metterlo nella modalità side by side. Ed ora andiamo a selezionare direttamente dal browser una porzione del sito, ad esempio questa immagine, viene copiata in memoria e poi possiamo inserirla all'interno del documento. È una soluzione complementare ai programmi di audio video. Questo concetto qua è stato esteso alla possibilità di poter collegare più meeting room allo stesso meeting e da lì possiamo utilizzare le lavagne connesse o le applicazioni real time come le presentazioni all'interno della lavagna di Remago. È possibile copiare all'interno del nome meeting, quindi sul server, i documenti che poi andranno presentati e utilizzati a supporto della presentazione. La lavagna diventa il centro di brainstorming. Trasciniamo dentro il PowerPoint e su entrambe le lavagne, localmente o remotamente connesse, se io ingrandisco il PowerPoint, il sistema lo renderizza in automatico, dopodiché posso sia io che dall'altra parte del meeting interagire, quindi possiamo muovere il documento, possiamo spostarlo e possiamo aggiungere altre informazioni. Ad esempio possiamo evidenziare un'altra importante funzionalità che risolve una problematica molto sentita è quella di poter collegare qualsiasi device con i wireless display. Senza app, importante essere sulla stessa rete, mi collego al sistema e ho 60 frame al secondo in Full HD. Allo stesso modo possiamo collegare più device, possiamo collegare ad esempio anche un Macintosh e oltre a questo possiamo per esempio collegare un Google Android. Possiamo catturare uno screenshot o parte dello screenshot e importarlo direttamente nella whiteboard. Con il menu Round possiamo attivare il microfono oppure schiacciando il bottoncino della penna cattura schermo. A questo punto Copy to the Whiteboard compare e ci troviamo la pagina appena acquisita nella whiteboard. In qualsiasi schermata possiamo sempre catturare lo schermo e possiamo sempre disegnare su un livello trasparente per poi andare ad aggiungere altri metadati. Voglio aggiungere una nota a questa schermata. Il sistema ha catturato uno screenshot e ha aggiunto quello che gli abbiamo detto in speech to text. Tutta la sequenza di immagini collezionate nella whiteboard diventeranno degli screenshot che andranno a creare un unico documento con dentro tutti gli screenshot che interessano. Con strumenti come il Magic Marker, ad esempio, possiamo arricchire questa esperienza aggiungendo il mondo analogico catturato in tempo reale in digitale all'interno della lavagna. In questa sala andremo a oscurare i vetri trasparenti tramite delle pellicole che si possono applicare anche in un secondo momento. Modalità riunione. A questo punto la pellicola polarizzata ha switchato da trasparenza a modalità opalina e quindi è possibile utilizzarla come se fosse una vera e propria whiteboard. Scriviamo in maniera naturale sulla superficie scrivibile. Ciò che viene scritto sulla superficie con dei pennarelli normalissimi, inserite all'interno di questo bussolotto che emette ultrasuoni, viene catturato da questa base station e trasferito alla macchina su dove sta girando Magic Pointer. Ovviamente possiamo cancellare ciò che viene scritto in digitale.